Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Ok raga, giorno 5, siamo tornati dal mare, mi sono fatta la doccia, sono pulita e profumata e niente, usciremo stasera, quindi non riprenderò nulla perché altrimenti faccio sempre le solite riprese e non mi sembra il caso. Quindi è per questo che in questi giorni sto riprendendo poco, perché comunque quello che c'era da vedere già ve l'ho fatto vedere, quindi mi sembrerebbe inutile farvi vedere sempre le stesse cose. Comunque da quando tornerò a casa inizieranno i weekly vlog, dove appunto riprenderò tutto quello che faccio, quindi yeah. Ok raga, siamo giù al porto, sono uscita con mio nonno a fare un giro e niente, questa è praticamente la zona dove passiamo per poi andare a mare. Gli anziani alle prese con la tecnologia. Qua sta proprio applicato. E poi un bellissimo panorama, con un altrettanto bellissimo tramonto che però non si vede. Questa invece è la spiaggia dove veniamo di solito e questa è la vista. Questa è una discoteca che però sta chiusa e apre solo qualche volta e niente. Noi veniamo qui, ci prendiamo le robe, ci andiamo a fare il bagno e poi lascio fare. Buongiorno raga, il quinto giorno qua a Ischia. Allora, ieri come ho potuto vedere sono uscita la sera con mio nonno, infatti ho fatto qualche ripresa giù al porto, vi ho fatto vedere la spiaggia dove andiamo di solito, anche se comunque quest'anno abbiamo cambiato perché stiamo andando alla spiaggia al lato di via Roma, ovvero quella strada con tutti i negozi che vi ho fatto vedere in qualche clip di qualche video fa o comunque in qualche video. E quindi dicevo, ieri abbiamo cambiato spiaggia, però non ho ripreso quasi nulla ieri perché mi sono dimenticata di fare delle riprese sott'acqua, quindi le farò oggi. E poi non sono neanche sicura che la action cam mi salvi le riprese, perché l'altra volta, come ho detto, non me l'aveva salvata, quindi non so, insomma, devo vedere poi quando torno dal computer. E niente, questo, ieri ho fatto quello che avete visto, a parte il fatto, vabbè, che poi ho mangiato eccetera, oh mio Dio, le mosche. E boh, ci sentiamo più tardi, magari che andiamo a mare e vi porto. E niente raga, alla fine siamo appena tornati alla spiaggia, però non ho ripreso nulla. Comunque questa sera usciamo perché andiamo a Ischia Ponte a vedere delle cose, quindi vi riprenderò qualcosa. Non vi ho ripreso altro al mare, anche perché non so se la action cam effettivamente mi salva o meno le cose. Quindi adesso, dato che sono appena tornata, mi vado a fare una doccia, che ho tutti i capelli sporchi di sabbia, sono piena di sabbia, e poi riprendo e registro magari qualcos'altro. Ok raga, siamo in giro, siamo usciti e stiamo andando al castello Aragonese Ischia Ponte. Siamo arrivati a Ischia Ponte, abbiamo parcheggiato e allora andiamo a fare un giro. Non è vero. Leggi la descrizione. Mamma mia, è bellissimo. Mamma mia, mamma mia. E quelle là, Darth Vader, mi ha ucciso tuo padre. Fantissimo. Io sono tuo padre. Thank you.
Negozio di calamite souvenir di Lidl. Ho mio fratello che è scemo. Ok raga, ho comprato pure un braccialetto che poi farò vedere nel video haul alla fine delle vacanze e niente. Praticamente per tutta l'estate hanno organizzato questo festival dove le persone cantano e suonano in strada. Infatti ci sono varie persone che stanno cantando eccetera, e quindi sono venuti qua a dare un'occhiata. Ci sono anche le bancarelle e stiamo vedendo un po' di cose. Le bancarelle, raga. Pure un'ambulanza in caso. Raga, ci sono pure i giochi. Ok raga, siamo nel parcheggio, stiamo andando a prendere la macchina perché praticamente è mezzanotte passata e quindi niente, se ne sono andati tutti praticamente i cantanti e adesso stiamo tornando verso casa. Non mi vedrete mai, ma hey! Raga, piove, stesso giorno qua in Ischia, piove. Diluvio universale, piove. Ok raga, dopo il diluvio universale è uscito il sole, infatti come vedete c'è il sole, adesso usciamo, ci andiamo a fare un giro perché non è cosa di andare a mare e niente, poi veniamo qua, mangiamo e vedremo. Ok raga, stiamo girando, adesso si sono fermati perché stanno fumando una sigaretta e quindi niente, qua è dove sta la fontana dove ho fatto la foto che ho messo su Instagram, quindi se ancora mi seguite su Instagram, @irene.boiano e vedete le storie e le foto che posto, ovviamente lasciate like. Speriamo che non cada nessun toro qua sopra, altrimenti è un problema. Ok raga, mia mamma sta facendo la spesa, ci sono fermati qua fuori al supermercato, questo tipo qua dietro, qua. Vabbè, comunque niente, ci siamo fermati qua, abbiamo mangiato la pizzetta, anche se comunque sono l'una meno quarto. Poi appena loro escono torniamo a casa e andiamo praticamente a mangiare. E poi vabbè, oggi pomeriggio mi sa che ci riposiamo un po', poi usciamo di nuovo. E poi vabbè, torniamo a casa, mangiamo sempre le solite cose, quindi non è che sto prendendo così tanto, ma come già detto anche nei precedenti video, una volta tornati a casa comunque inizierò il video vlog dove farò vedere tutte le cose interessanti che faccio durante le settimane. Mattia, è buona la pizzetta? Madonna, ste mosche. Ok raga, siamo a casa e quindi niente, tra poco mangeremo, poi più tardi usciamo di nuovo. Ci sentiamo dopo, va? Ok raga, siamo usciti, stiamo andando da mia zia. Non si arriva più. Mattia, mi sto stancando. E fa caldo, tanto caldo. Siamo arrivati a Forio di Ischia. Non si vede niente perché non c'è la luce, quindi non mi posso prendere molto.
Buongiorno raga, settimo giorno qua a Ischia. Oggi è l'ultimo giorno, infatti alle 2:10 o alle 2:30 comunque partiremo. E niente, ieri sera siamo andati a Forio, poi prima di andare a Forio siamo andati a casa di mia zia, poi siamo andati appunto a Forio e siamo tornati tardi, erano tipo l'1 e io mi sono andata a dormire alle 2:30 perché comunque ho visto dei video su YouTube, ho risposto dei commenti, ho fatto cose insomma. Comunque niente, tra poco esco con mio padre perché andiamo a prendere i biglietti per appunto prendere poi il traghetto e poi più tardi torniamo a casa. Penso che vi vloggerò anche tutto il viaggio di ritorno, quindi sul traghetto e tutto il resto, e poi una volta arrivata a casa farò la conclusione del video facendovi sapere appunto quello che ho fatto durante tutta la settimana, spiegandovi alcune cose eccetera eccetera, quindi vedremo un po'. E niente, tra l'altro non c'è il sole oggi, infatti non siamo andati né ieri né oggi a mare. Oggi vabbè perché ce ne dobbiamo andare, ieri perché comunque ha piovuto, ha diluviato come avete visto, e quindi niente, non ci siamo andati. Ok raga, praticamente siamo solo noi perché se ne sono già andati tutti, quindi adesso ne approfitto per farvi vedere il giardino che non vi ho fatto vedere quando siamo venuti, e quindi adesso ve lo mostro. Ok, eccolo, quella è l'entrata principale dove appunto di solito entriamo. Poi qua c'è un mini spazio dove parcheggiare, qua dietro il bello sgabuzzino, la signora che affitta, prima casa, 3 posti letto, poi di qua c'è la seconda casa che abbiamo affittato tipo l'anno scorso e vabbè anche gli altri anni perché ero una delle più grandi, quando vabbè tavolino e cose tutto messo così perché non c'è nessuno. Questo è il vicoletto invece che abbiamo preso quando siamo arrivati per appunto fare prima, senza farci tutto il giro. Infatti là si sbuca direttamente al porto. E poi qua tutta l'area giardinetto con la panchina, quella sedia lì e la fontana che però è inutilizzabile. E niente, questo è lo spazio. Ovviamente ci sta poi qua tutto il passaggio, Là c'è un albero di limoni dove a volte abbiamo trovato dei limoni e li abbiamo presi. Questo è quanto. Stavamo per andare via, infatti stamattina siamo scesi io e mio padre, siamo andati a via Roma, ovvero la strada quella là con tutti i negozi, perché dovevamo andare al panificio a prendere le pizzette che abbiamo mangiato e infatti appunto le abbiamo mangiate prima. Adesso sono 1:10 e all'1:50, quindi alle 2:10 abbiamo il traghetto che poi ci porterà a Napoli. Quindi adesso andremo a prendere le valigie che già abbiamo preparato stamattina eccetera e ci avviamo verso il porto, così appunto iniziamo a salire, ci sediamo e niente, quando arriveremo poi dovremo prendere dal porto di Napoli la metropolitana e poi dalla metropolitana il pullman per arrivare a casa mia. E anche questa settimana di vacanza è finita, anche quest'estate è finita, noi sicuramente ci rivedremo l'anno prossimo qua a Ischia. E quindi niente, adesso andiamo e a dopo. Siamo arrivati al porto, sta facendo manovra, poi niente, ormeggio la barca e scendiamo. Ok raga, siamo arrivati al porto da dove tutto è iniziato, adesso portiamo la valigia, quella la piccolina rosa, e niente, adesso andiamo a prendere la metropolitana e poi andiamo a prendere il pullman eccetera, e io lo dirò. Eccoci qua. Oh yeah. Ci siamo. Siamo in giro per la città. Ok raga, siamo via Duomo, la strada che faccio tipo tutti i sabati quando scendo con i miei amici. Sto ancora portando la stessa valigia, ho il braccio destro che sta morendo, quindi l'ho passato alla più sinistra. Il Duomo di Napoli.
Ma come mai? Mattia, ti diverti a portare la valigia rosa? Ho rifiutato la valigia a mio fratello. Ok raga, alla fine ce la siamo fatti a piedi, non abbiamo più preso la metro perché era inutile e poi dovevamo fare ancora un po' di strada, quindi allungare. Perciò ce la siamo fatti a piedi dal porto fino a qui, che è all'inizio di via Duomo. Adesso continueremo un altro po' e andiamo a prendere il pullman. Ok raga, siamo appena scesi dal pullman, ci siamo a casa. Yeah, ci vediamo direttamente sopra. Ebbene sì ragazzi, questo era l'ultimo dei video delle vacanze che io spero vi siano piaciuti. Se volete altri video del genere, appunto delle vacanze, li trovate nell'apposita playlist dove potete andarli a guardare e recuperare se ancora li avete visti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram così non vi perderete i prossimi video. E niente ragazzi, per quest'anno abbiamo finito con i video delle vacanze, ma sicuramente torneranno il prossimo anno. Quindi io vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo in un prossimo video, nei prossimi giorni. Bella! Tra l'altro sto montando questo video il 29 settembre, il che vuol dire che siamo ad ottobre, inoltrato quando ormai sarà uscito questo video. E sì, ho finalmente finito tutti i video delle vacanze. Bene, ciao raga.